Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi, come potrete notare, nuovo video spesa MD. E niente, iniziamo subito perché ho una, due e tre buste. Questa, vabbè, è la spesa mensile, poi ogni tanto durante la settimana, durante le settimane vado a prendere qualcosa così al volo. E vi dico subito quanto ho speso. Sono 77,37. Facciamo una carrellata dei prezzi, così non ve li sto a dire. Ok. Questi sono i prezzi. Perché non me li posso ricordare tutti. Così, insomma, se volete andare a vedere, andate a vedere poi con calma i vari prezzi. Alcune cose erano in offerta, se me li ricordo al volo i prezzi ve li dico. E questi sono i prodotti. Allora, iniziamo subito con questa busta che è qua vicino a me. Allora, ho preso questa qui che è una torta tipo al cioccolato della dolce da mangiare a colazione per il mio fidanzato prima di andare al lavoro. E questa qua era in offerta a 1,30 euro più o meno circa. Comunque guardate sullo scontrino, non le prendo mai, ho detto per una volta proviamola, magari a lui fa comodo, cioè. E l'ho presa. Mi ha preso anche l'ovetto di Pasqua, questo qua dei mini pony. Questo qua non l'abbiamo preso all'MD, me l'ha preso lui prima di Pasqua. Molto carino. Qua abbiamo le mimose, orchidea. Io adoro le mimose. Vabbè, tolta questa piccola parentesi, ve lo volevo far vedere perché è troppo troppo carino. Poi ho preso l'affettato misto, fresco, perché io prendo sempre quello fresco, 3,79 euro. Mortadella, gli avevo detto senza pistacchi, me l'ha messo con i pistacchi, va bene, fantastico. E questa qui è 1,13 euro, cioè un etto e mezzo ciascuno, praticamente un etto di speck, che era in offerta anche questo. Poi ho preso le uova, queste qua dell'Aia, che non ho mai prese, pasta gialla, 10 uova medie, vediamo se sono intatte, che ho sempre paura, sì, sembrano intatte, italiane, allevamento a terra, che è sempre preferibile dall'allevamento in gabbia, e ne ho prese 10 perché le uova servono sempre, insomma. E questa era in offerta 1,70 euro circa. Poi ho preso una pagnotta di pane, questi qua erano belli caldi, adesso non è più calda, comunque è napoletano ed è un filone di pane a 1,13 euro, questi caserecci. Spero che ci sia tutto sul tavolo, ho dei seri dubbi, anche perché là c'è il vaso, spostiamo un attimo il vaso. Perché quei fiori lì sono troppo carini. Poi ho preso le solite focacce. Queste le prendo sempre da mangiare così. Sono due e costano 1,40 euro. Costano poco e sono buone. Si possono farcire o mangiare così. Pasta mista, le pipe. Poi ho preso i ravioli di carne. Le cotolette, queste qua di soia, ogni tanto le prendo senza olio di palma, che più che altro le mangio io. Poi ho preso due pacchi di cheeseburger pollo e tacchino, questi qua da mettere in microonde. Infatti queste se le porta il mio ragazzo al lavoro, le mette nel microonde nella pausa pranzo e li mangia, ed è un pacco da due e sono più leggeri comunque di quelli del McDonald's. E appunto l'altra è qui, se
sempre con il pollo. Oddio! Poi ho preso queste da fare i burrito, voglio provare a fare le tortillas, tipo un burrito fatto in casa. Vediamo se mi vengono. Questi qua che sono come i teneroni con cotto e mozzarella, anche queste erano in offerta a 1 euro queste qui. Il pesto alla genovese senza aglio. Però a me piace anche quello con l'aglio, stavolta ho preso quello senza aglio, che questo qui lo utilizzo nella pasta corta, oppure lo utilizzo negli strozzapreti o anche negli gnocchetti di patate, ed è molto leggero. Poi ho preso le capsule per la Nescafè Dolce Gusto, infatti sono compatibili con la Nescafè Dolce Gusto e questo è espresso macchiato. Ragazzi, guardate che montagna! E devo ancora finire la prima borsa. Comunque, ripeto, questa è una spesa abbastanza completa, mensile, che dura un bel po', Poi ho preso questi qua, questi sono una novità. Costavano circa 1 euro, 1 euro poco più. Di tagliere di mais e riso, questi li mangio per me perché io non sono molto amante della pasta, però il riso lo preferisco. Questi sono di mais e riso e li faccio appunto come vi ho detto con il pesto, con la ricotta sono leggeri. Questi non li ho mai provati, vedremo come sono. Poi le solite mandorle, che a me piacciono un sacco, frutta secca tipo da mangiare a colazione, anche dentro il latte, oppure il pomeriggio, comunque sono piene di magnesio, le mandorle sono ottime. Poi abbiamo il solito pane e i 4 cereali, che questo io lo prediligo rispetto al pane bianco, sempre biologico, della Vivo Meglio. E poi ho preso un barattolo di fagioli cannellini. Questi qua io comunque prima di utilizzarli li lavo molto bene perché all'interno c'è appunto del sale, un po' di zucchero, quindi li lavo molto bene, li sciacquo appunto nel lavandino e poi dopo li utilizzo e non sono male. E la prima busta è andata. Poi non credo ci sarà tutto, ragazzi. Allora, la busta qua di fronte a me, lo scontrino già l'avete visto. Abbiamo queste qua che sono le merendine che mangia il mio ragazzo per andare al lavoro la mattina. Io mi prendo il latte, il caffè latte di solito, oppure mi faccio i cereali. E sono dei Simil Fiesta. Poi abbiamo un altro pacco di pasta, che questo qua della pasta reale è buona come pasta. Questi sono i celentani. Questi costano 39 centesimi più o meno a pacco. Tonno, olio d'oliva, questo è molto buono. Ne ho presi due scatole appunto da 3 e noi il tonno lo utilizziamo spesso sia nelle insalate che nella pasta. Poi gli strozzapreti, pasta fresca che vi dicevo, questi qua li voglio fare o col pesto o col pomodoro. Poi le arance, queste sono la mia vita. Io non posso vivere senza arance bio 100% italiane. Queste costavano circa 1,50 euro ed è una bella rete. Io, guarda, ragazzi, io senza la spremuta d'arance non vivo ed è una cosa che veramente mi dà una carica e un'energia che ogni tanto me la devo fare. Ho il mio spremagrumi elettrico preso al Lidl, che è fantastico, e ogni tanto me ne faccio qualcuna. Quindi le arance sono mie, le spremute me le faccio solo per me, perché appunto il mio ragazzo non è amante delle spremute d'arancia.
un altro di tonno. Poi le pere, queste sono una novità, non le ho mai prese. Pere Emilia Romagna, le pere abate, sono due pere. E il mio ragazzo dice che me ne intendo di pere. Sto scherzando. E niente, praticamente queste sono due pere. E io le ho sentite, devono mi hanno detto che devono essere una via di mezzo tra il morbido e il duro. Correggetemi se sbaglio, e queste mi sembravano buone. Voglio provare a prendere un po' di frutta perché non sono molto amante della frutta, però queste qua mi ispiravano particolarmente. Poi zucchine, semplici zucchine, non c'è niente da capire. Poi un caspo di lattuga iceberg, questa è molto buona, noi la prendiamo spesso. Pasta, questa volta penne. Aspettate che mi avvicino alla borsa. Vabbè, ragazzi, assorbenti, non li facciamo vedere più di tanto. Questo è un pacco scorta. Il latte, stavolta l'ho preso normale, parzialmente scremato, microfiltrato. Questo qua, ogni tanto lo aggiungo al caffè. Spaghetti integrali che io prediligo, insomma, la pasta integrale da fare ogni tanto, questi qua, biologici, sempre della linea biologica, appunto, scusate, ho girato lo schermo, sempre della linea biologica dell'MD, questi qua, i fusilli. E poi abbiamo la rucola. Un bel paccazzo di rucola che piace praticamente solo a me e ogni tanto me la faccio col pollo o con i pomodorini o insomma in vari modi. E la seconda busta è andata, ora abbiamo l'ultima busta, però dopo dovrò mettere tutto a posto, vi faccio vedere. Oh, signor, dobbiamo mettere tutto a posto. Allora, poi ho preso oggi, questi non li ho presi all'MD, però mi servivano, i rasoi in offerta 1,30 € per le donne della Bic, e il sapone per le mani della Manila in offerta a 99 centesimi, 90 centesimi addirittura. Questo mi ispira, aloe e vaniglia. Poi abbiamo preso il tomino, perché questo non è affatto male. L'ho provato l'altra volta, è buono.